Stop to Think è la mostra che è stata allestita nell'atrio d'onore del Palazzo della Provincia di Arezzo. Di che cosa si tratta? Abbiamo sentito, insomma, si tratta di due filoni in particolare che vengono seguiti in questo allestimento. Il titolo dice appunto al passante: fermati e pensa, perché nonostante quello che uno può vedere nelle opere, non è quello che si vede, ma c'è qualcosa dietro. Tipo nel filone dei pesci voglio enfatizzare questo, la vita umana, come può essere prigioniera dei cliché, dei conformismi, e le ho realizzate in questa installazione, nella quale ho messo in prigione appunto gli uomini. E poi c'è il secondo filone, quello delle automobili, che anche lì pensa, perché non sono automobili e basta, ma c'è qualcosa dentro, cioè il riflesso del paesaggio circostante. E molte persone sono passate e mi hanno detto: d'ora in poi guarderò le automobili con un'altra ottica, appunto guardando il paesaggio, che sarebbe quello che rende il riflesso dell'automobile. È una mostra questa che si riallaccia, è unita anche a quelli che sono i temi di Casa Tevenin, anche perché, insomma, da parte vostra c'è il ringraziamento, insomma, nei confronti di chi ha allestito questo spazio. Assolutamente un grazie all'artista Mauro Giussani, che ha un amico comune, perché abbiamo un amico comune, suo marito è un amico personale mio, e ho con piacere, insomma, pensato a questa personale in un posto sicuramente bellissimo. Siamo davanti alla nostra cattedrale nell'atrio d'onore della provincia. Per questo voglio ringraziare anche il presidente Roberto Vasai per la disponibilità, ma un ringraziamento sincero a Maura per l'impegno e obiettivamente anche per le opere mostrate. Come può essere d'aiuto questa mostra per Casa Tevenin? Casa Tevenin in questo caso si apre alla città, quindi le opere in questo caso sono donate, l'incasso delle opere verrà donato dall'artista Casa Tevenin, e soprattutto ci sarà la possibilità per chi entra nell'atrio d'onore della provincia di conoscere anche la realtà di Casa Tevenin. Abbiamo dei libri che spiegano un po' quella che è la nostra realtà, e soprattutto con l'artista spieghiamo anche cos'è Casa Tevenin.